Lunedì 10 novembre, in Piazza del Popolo, inizieranno le ricerche del vecchio camminamento di Leonardo ad opera di Antonio Collina. In compagnia di un tecnico munito di georadar, l'appassionato di storia si metterà sulle tracce del percorso che una volta collegava Palazzo Manfredi, partendo dalle scalinate del comune, al Duomo di Faenza. Un percorso che potrebbe essere stato ideato e studiato da Leonardo da Vinci. Da anni, infatti, Antonio Collina rincorre l'ipotesi che la cattedrale della nostra città non sia opera di Giuliano da Maiano, ma bensì del genio del grande Leonardo. Tutto nasce da uno schizzo di Leonardo ritrovato nella biblioteca del Museo delle Ceramiche, con sopra raffigurata una grande chiesa che, secondo Collina, potrebbe essere in realtà proprio il Duomo. Oltre alla chiesa, in quel disegno, ci sarebbe anche un lungo camminamento pieno di curve, dal quale dovrebbe snodarsi la strada per Palazzo Manfredi. Due sarebbero gli elementi a suffragare un'ipotesi che, se veritiera, costituirebbe un'importante scoperta storica. La coincidenza delle date e il ritrovamento avvenuto in Piazza della Libertà al momento dei lavori di rifacimento della pavimentazione di una cavità che potrebbe essere riconducibile al percorso disegnato da Leonardo. Così, da lunedì 10 novembre, il sottosuolo della piazza verrà scandagliato tramite un apparecchio capace di fornire una sezione del terreno dalla superficie, alla ricerca di qualche traccia del prezioso reperto storico. Federico Lega, per Faenza Web TV.